Santa, bravo, tu! Mori! Dai, questa è la vostra festa! Santa, vieni! 17 gennaio si festeggia Santa Gertrude, patrona dei gatti e dei giardini. Una santa francese che, come Francesco, amava gli animali, i gatti in particolare. E così noi del TGT, per celebrarli, siamo andati al Gattile di Empoli, dove nel pomeriggio i 300 felini ospiti sono stati festeggiati a son di croccantini. Ma questi animali cosa hanno di così particolare, che sono così amati? Per conto mio sono magici e si capisce solo se si sta insieme a loro. Il gatto va conquistato piano piano, con la fiducia, giorno dopo giorno, allora bisogna provare per credere. Oh, ti riempiono il cuore, la giornata, tutto, e la casa. Questo ci piace. Tante le storie che arrivano al Gattile. E si cerca di dargli comunque l'assistenza sanitaria, mangiare, pulizie, e si cerca di farli adottare, che è una cosa importante. Però purtroppo per i vecchietti le adozioni sono molto complicate. E quindi diciamo, qui è un pensionato. È un pensionato, sì, è un pensionato. La speranza di dargli una casa c'è sempre. Tanti felini raccolti dopo gli incidenti stradali. Lui è House. Il dottor House. Ha una lesione di un nervo, non... l'unica alternativa era tagliarlo. Ad andare a tre gambe? Sì, sì, vedi. Gli serve comunque. Qua ogni gatto ha un nome, spaziando dalla letteratura al calcio. Chi c'è stato? Maradona? C'è stato anche Alex Del Piero. Poi siamo passati alla storia con Camillo, Benson e Cavour, che erano tre fratelli. Ridge, come sì. Ridge Forrester. Sì, perché l'idea delle mascelle. È un gatto sempre diffidente, arrivato da un incidente anche lui. Ora sta bene, si vede. Viva i gatti. Sempre. Ulisse. Me lo posso anche mettere in cassettina, penso. Guarda, Cristiano.